sebbene severe ed esemplari che neppure il rito abbreviato ha potuto alleggerire. I 180 anni di carcere complessivi, sconto di pena compreso, che vengono fuori sommando le richieste di condanna presentate alla Corte d'Assise di Chieti dai PM Mantini e Bellelli per i 19 imputati tra tecnici e dirigenti della Montedison coinvolti nel processo per la discarica dei veleni di Bussi, arrivano poco prima delle 19 al termine di una maratona di ben 16 ore di requisitoria. La richiesta di pena più alta, 12 anni ed 8 mesi, è stata formulata dalla pubblica accusa nei confronti di Carlo Cogliati, all'epoca amministratore delegato pro tempore di Ausimont. Per gli altri, invece, pene a scendere fino a 4 anni di reclusione. Una soluzione per non aver commesso il fatto è stata invece richiesta dai PM della Procura di Pescara nei confronti del perito chimico Mauro Piazzardi e un'altra relativamente all'avvelenamento delle acque per Nicola Sabatini. Per tutti gli altri i capi d'accusa sono come macigni: disastro ambientale colposo e avvelenamento delle acque. Davanti al collegio di corte d'assise presieduto dal giudice Camillo Romandini, affiancato dal giudice *ad litem* Paolo Di Geronimo e dai 6 giudici popolari, la pubblica accusa ha ricostruito tutta la storia del polo chimico di Bussi e di quella discarica, la più grande d'Europa, responsabile dell'avvelenamento dei pozzi di captazione delle acque potabili utilizzati per anni dai residenti della Val Pescara. Tonnellate di rifiuti tossici, hanno detto i PM, interrate illegalmente per anni: cloroformio, tetracloruro di carbonio, esacloroetano, tricloroetilene e tanto altro ancora, scarti di lavorazioni chimiche ed industriali finiti direttamente nei bicchieri della popolazione abruzzese, ignara di quanto accadeva più a monte lungo il corso del fiume Pescara, ignara per i PM perché i dati pubblici venivano alterati e falsificati. In aula, oltre alle difese e alle 27 parti civili che parleranno il prossimo 10 ottobre e alle associazioni ambientaliste che hanno ringraziato Procura e Corpo Forestale dello Stato che dal 2007 hanno fatto luce con questa inchiesta, era presente anche il presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso, che al termine dell'udienza ha commentato così: perché voglio testimoniare tutto l'interesse e il coinvolgimento istituzionale dell'ente regione, sapendo che non è un qualsiasi processo per l'accertamento di una verità qualsiasi, è un processo centrale nella vita della Regione Abruzzo e riguarda un bene irripetibile nella vita degli abruzzesi. Tornerò di nuovo dopo perché voglio rendermi conto anche di qual è il bisogno delle istituzioni, di vicinanza tra le istituzioni per concorrere all'accertamento della verità.